Per salire la china in classifica servivano i due punti con la Massese e ciò è avvenuto. Non si è ancora vista la squadra in salute, anzi i grigi si sono apparsi timorosi, paurosi, privi anche di fiducia in certi frangenti, ma tutto questo era plausibile. La settimana che ha preceduto la gara è stata densa di tensioni, di illazioni ed anche di amarezze per qualcuno dei protagonisti. Mister Motta ha schierato un 11 votato all'offesa con il rientrante Giraldi sulla fascia destra, Giovanni Rossi al suo debutto al centro dell'attacco, Fresta sulla sinistra con Vivani pronto ad illuminare il reparto. La Massese, squadra non trascendentale ma ben organizzata per il modo con cui fa girare la palla, opta per una gara di contenimento nonostante poi in seguito gli capitino anche discrete occasioni sui piedi. Partita quindi al piccolo trotto con i grigi sempre a menare la danza, purtroppo con pochi risultati. Al sesto di gioco Giraldi, ottimamente servito da Rossi di testa, si ferma sul passaggio e l'azione sfuma. All'undicesimo si fa vedere Doni che mette a lato dal limite. Al diciassettesimo c'è fallo su Gutili ma il direttore di gara, pessima la sua direzione, fa cenno di proseguire. Spataro allunga per Lorenzini che si fa anticipare da un attento toccafondi. Ma l'Alessandria quasi inaspettatamente passa in vantaggio. È il 22esimo ed Avallone rimette con le mani per Fresta, il cui è traversone è deviato in rete da un attento Rossi che si conferma rapinatore d'area. L'Alessandria si sblocca ma la Massese riparte subito alla ricerca del pareggio. Allungo di Mazzei per Lorenzini in area al 27esimo con Carletti e Toccafondi che cincischiano e si salvano in angolo. Al 44esimo l'ottimo Avallone lancia Giraldi ma l'ex fiorentino si fa anticipare in uscita da Mancini. In chiusura di tempo è ancora Giraldi a tentare la via della rete con palla che termina a lato. Nella ripresa sono gli ospiti a tentare il tutto per tutto. Al decimo la punizione di Sassarini finisce a lato di poco sulla sinistra di Toccafondi. Motta, nel frattempo, inserisce Sacchetti per Giraldi, poi toglierà l'infortunato Avallone per Bonadei. E proprio da un traversone dalla destra di Sacchetti è ancora Rossi a tentare la via della rete con palla che viene poi deviata in calcio d'angolo. Sulla battuta la sfera perviene all'avanzato Argentesi che tenta la sorpresa senza riuscirvi. Al diciassettesimo Fresta vorrebbe la massima punizione per questo intervento subito in area, ma Borrelli dice di no. Al ventunesimo Vivani allunga per Rossi, il cui pronto tiro viene deviato in angolo da Mancini. Quindi al trentaduesimo Andreini tenta di sorprendere Toccafondi senza peraltro riuscirvi. C'è ancora una fiammata grigia al 39esimo con Fresta che lancia sulla sinistra Gutili. Il terzino avanza ma la conclusione finale è facile preda per Mancini. Alessandria quindi che avanza al piccolo trotto non convince ancora sul piano del gioco ma oggi contava il risultato e perlomeno questo è arrivato. Accontentiamoci del brodino dopo una settimana di passione trascorsa in ospedale.